Intanto. Benissimo, non ci manca niente. Siamo in diretta. Bene, allora intanto grazie ancora a tutti e grazie a Fausto per aver accettato. Grazie a voi, grazie molte a voi. E io non dico molte parole, lascio subito lo spazio a Roberto Musacchio che con noi ha organizzato questo incontro di redazione con Fausto. Il tema diciamo è abbastanza preciso, siamo in una situazione di guerra, come se ne esce? Però lascio subito a lui la definizione, la descrizione di questa, dei temi che vogliamo affrontare con te, Roberto. Grazie. Sì, grazie Fausto di stare con noi. Grazie a te, a voi. Non solo per il piacere di averti, ma anche perché io ho fatto un pezzo questa settimana che apre il numero di Transform, che si intitola Yalta 2.0, ed era francamente ispirato a te, nel senso che avevo seguito la tua intervista all'aria che tira e ho ripreso questa parola un po' strana, se ne è discusso anche tra di noi, Yalta perché? Beh, perché noi vogliamo discutere della pace, non di come fare la guerra, ma di come fare la pace. E siccome, diciamo, Yalta fu la preparazione anche della pace mentre c'era ancora la Seconda Guerra Mondiale, sappiamo che poi è stata anche una spartizione naturalmente, ma c'era un elemento fondamentale che era la nascita dell'ONU, il riconoscimento reciproco e diciamo anche dentro questa grande alleanza tra democrazie e comunismo contro il delirio nazifascismo. Adesso abbiamo chiaro molte cose, abbiamo provato a dire naturalmente contro la guerra di Putin, ma anche contro l'allargamento della NATO. E come trasforo abbiamo detto sono 30 anni che si è usciti dall'89, è cambiato tutto, ma non c'è stato mai un momento in cui si cercasse di rifare il punto, di ricostruire un nuovo ordine condiviso, anche una storia condivisa. Si va, lo vediamo anche adesso durante questi giorni un po' assurdi che viviamo, le ricostruzioni del passato, oltre che del presente, sono tutte opinabili, tutte diciamo confuse per usare un termine gentile rispetto a quello che era diciamo anche un pensiero che un tempo era condiviso. E quindi come si fa la pace? Serve un grande momento mondiale per costruire la pace, visto che il problema si è dimostrato è mondiale, e quindi vorremmo discutere di questo, dare questo contributo, e questo è quello che ti chiedo, Fausto. Grazie intanto, grazie. La questione si presenta, secondo me, molto difficile perché hai sempre l'aria di dire delle cose che tuttavia sono fuori gioco. Cioè, questa condizione che chiamo di impotenza rende tutto particolarmente difficile. Nell'ultimo grande movimento pacifista, quello che uscì dalla costola del movimento altermondista e che portò 100 milioni di persone sulle piazze del mondo, è stato detto, poi è un atto di generosità nel confronto del movimento, ma insomma, che quella era la seconda potenza mondiale. Adesso non sindachiamo se è opportuna o no quella definizione. E tuttavia parlava di una potenza né economica, né militare, né statuale, ma una potenza che camminava su due gambe. La prima, un pensiero politico autonomo, quello che appunto abbiamo chiamato altermondista. La seconda, un movimento di massa. Un grande movimento di massa con il protagonismo di una nuova generazione che entrava sulla scena. Ecco, io partirei da qui. Io penso che noi siamo di fronte a un vertiginoso vuoto della politica, in particolare della grande politica. Lo siamo sia su scala mondiale che all'interno dei diversi paesi. L'assenza della grande politica. E questo vuoto è stato occupato con tutti i materiali, con tanti materiali, ma nessuno dei quali pregevole, nessuno. E allora ha ragione Roberto in fondo a rammemorare Yalta, perché Yalta in ogni caso simboleggiò la grande politica di protagonisti statuali, sì, certo, vero,
però segnati da una lotta vittoriosa, quella contro il nazifascismo, che avviava, sì, si può dirlo, insomma, una nuova epoca. Pensiamo alla Costituzione italiana, cioè senza questa idea di nuova epoca tu un articolo come quello dell'11 non lo scriveresti mai. Ripudia la guerra. Non, infatti i vecchi che erano presenti nell'assemblea costituente, che venivano dalla condizione prefascista, furono gli unici che si stupirono e si lamentarono contro chi aveva usare questa parola, ripudia la guerra, che veniva considerata allora da quei vecchi come dai giovani di oggi, i giovani capi di Stato naturalmente, come parte della politica. Cioè la guerra, secondo il classico, come la politica che prosegue con altre armi. Questa frase è una frase, secondo me, che dobbiamo ripudiare come la guerra. La guerra è la morte della politica, non è la prosecuzione con altri mezzi. È il fallimento, è la morte della politica che viene sostituita, specie in questa fase, perché dalla guerra. Perché specie in questa fase? Perché ogni raffronto con la guerra, con la seconda guerra mondiale, che sento fare anche a proposito dell'invio delle armi, è francamente del tutto fuorviante e inconsistente. Quella era una guerra in cui un'alleanza tra le forze, tra gli Stati Uniti d'America, forse occidentali, e l'Unione Sovietica, si pose il problema di sconfiggere quello che è stato chiamato il male assoluto, cioè il nazismo. Una guerra, insomma, mondiale a fortissima carica ideologica. Noi oggi non siamo di fronte a questo, malgrado ci sono troppi interventisti democratici che vorrebbero trasformarla così, in una guerra ideologica tra, entra ghimè, il mondo libero e le società autoritarie. Non è questo. Questa è una copertura ideologica. È curioso questo fatto, che molti di quelli che hanno dato, diciamo, la parte più importante della loro vita politica a combattere l'ideologia, a dire che il mondo liberato dalle ideologie sarebbe stato un bel mondo, scoprono oggi la più dura delle ideologie, inventando una guerra che esiste come tale, ma non esiste come la dichiarano loro, cioè la guerra dei paesi liberi contro i paesi autoritari. Questa cosa è del tutto una sovrastruttura ideologica portatore di danni inenarrabili. Allora, c'è uno specifico di cui adesso, però, sollecitato dal mio amico Roberto, non parlo, che è lo specifico di questa guerra, una volta, diciamo, depurata da ciò che gli si vorrebbe mettere sopra, che è una guerra di potenza della Russia di Putin contro l'Ucraina. Una guerra prepotentemente di potenza, in un tempo in cui sulla sconfitta della politica, con un balzo di tigre loro, non nostro, dei nostri avversari, si è tornati non alla seconda guerra mondiale, ma prima della prima guerra mondiale, cioè prima dell'ascesa del movimento operaio e delle conquiste democratiche e della nuove culture contro, in particolare, lontanissimi da quel secondo dopoguerra di cui abbiamo parlato, in cui si affermò l'idea della coesistenza e della pace. Ritorna prima della prima guerra mondiale, perché sul vuoto della politica rinascono i fantasmi terribili dei nazionalismi e dello spirito di potenza. Due sono, mettono a rischio oggi la convivenza pacifica dei popoli, e sono il nazionalismo che può riemergere, cioè la rivendicazione della propria nazione contro un'altra, non insieme a un'altra, contro un'altra, e lo spirito di potenza di cui si impadroniscono grandi stati. Questa tenaglia strangola la pace e produce il terreno della guerra. Allora, c'è un terreno immediato che si può riassumere nella forma, anche per poter sorridere un po' in questi momenti tragici, di nuovo quasi con una civetteria, cito un uomo di chiesa, in questo caso invece che il Papa, il Cardinale Parolin, che dice la formula
che secondo me è perfetta, ed è semplice ma perfetta, ed è evitare l'escalation, mettere fine alla guerra, trattare. Questo io penso dell'immediato. E naturalmente le trattative le devono fare le rappresentanze politico-istituzionali dei paesi confliggenti, anzi del paese che occupa e di chi è occupato, con il più presto possibile l'intervento di un mediatore autorevole, che per quanto si guardi in giro al mondo, anche distrattamente non ci vuole molto a individuare nella Cina per ragioni che inutili adesso indagare. Basta? No, non basta. Non basta. Non basta perché le ragioni che hanno portato a questa guerra, come abbiamo visto, sono di ordine, come dire, politico generale, cioè il vuoto della politica, che ha prodotto due, adesso finisco subito perché ho già rubato troppo tempo in questa risposta, due elementi caratteristici della nuova fase, entrambi regressivi. Il primo su scala mondiale, l'ingovernabilità e l'instabilità, cioè non c'è accordo che tenga, la NATO è ridotta a una caricatura di se stessa e nessuno dei protagonisti in campo è in grado di suscitare un dialogo con un altro protagonista per costruire l'accordo e la pace. E quindi siamo in una condizione di instabilità e di incertezza permanente che può sempre precipitare nella guerra. Adesso non vorrei essere troppo di sacratorio, però scusate, abbiamo vissuto le guerre in tutti questi ultimi 10 anni, adesso ne siamo colpiti perché è vicinissima a noi, in questo centro dell'Europa, perché quando accade nel centro dell'Africa, francamente, sono notizie di cronaca e anche lì muoiono i bambini, le donne bombardano gli ospedali, ma insomma non siamo così coinvolti. Ecco, non ne siamo così coinvolti. Ma il mondo è questo. Del resto, nuova citazione, sempre con un sorriso, il pontefice ha detto terza guerra mondiale a pezzi. Questo è uno dei pezzi della terza guerra mondiale. Perciò la metafora di Alta è interessante, no? Naturalmente, come tutte le metafore, adesso uno non va preso sul serio nel senso di un ricalco, ma va preso sul serio come idea di possibilità, cioè della costruzione di un accordo di pace sovranazionale, multinazionale, a vocazione tendenzialmente mondiale, che intanto però parte da questo drammatico conflitto per allargare l'intesa. E allora per arrivare all'Europa, io quando penso a, diciamo, una nuova Yalta, penso anche a uno spirito, diciamo, simile e diverso. Simile perché dovrebbe ridefinire le aree che questa volta non dall'esterno, ma a partire dai primi coinvolti si definiscano come aree di influenza. La seconda è perché vi concorrano tutti. Allora, la prima cosa da fare è, secondo me, dismettere l'atteggiamento che dopo l'intesa promessa a Gorbaciov sulla non estensione della NATO nell'Europa dell'Est, che non c'entra niente con l'immissione nell'Europa comunitaria, sto parlando della NATO, è stata tradita, perché quella assicurazione che era stata data a Gorbaciov è stata, diciamo, sostituita da una politica espansiva della NATO. E il punto che mi colpisce è che è stata dismessa nell'Europa politica l'idea che la Russia è una parte dell'Europa. Questa mi colpisce molto. Cioè l'ultimo leader politico di questa parte dell'Europa che ha concepito l'Europa come storicamente figlia della sua grande storia è De Gaulle, quando disse l'Europa va dall'Atlantico agli Urali. Se l'Europa va dall'Atlantico agli Urali, nei confronti della Russia andrebbe fatta una politica di cooperazione per la costruzione di una più larga unità, seppure nella differenza. Dunque, questa nuova Yalta dovrebbe appunto intervenire in Europa per fare un'operazione di argine immediato alla guerra e dire, che so io, questo paese
questo perché l'Ucraina può benissimo far parte della comunità europea se ci fa parte della Polonia, perché no? Ma non può far parte della NATO, perché no? Perché non può avere la NATO la propensione a un accerchiamento fisico della Russia, per questo. E qui bisogna in qualche modo riscoprire la nozione di neutralità. La nozione di neutralità non è negli archivi, è una necessità dell'oggi per poter appunto ristabilire un processo di cooperazione che rimetta in moto un processo di Europa non separata. È inutile che ci raccontiamo ma la Russia e l'Europa perché c'ha Dostoevsky, Tolstoi, eccetera, la musica. No, è parte dell'Europa perché è parte della nostra storia vivente. E dunque, non dico che, adesso paradossalmente, una comunità europea che la comprendesse sarebbe meglio, ma in ogni caso, diciamo, questa nuova IALTA dovrebbe definire le basi della relazione tra l'Europa geografico-storica e l'Europa politica, in cui la Russia venga considerata come parte di quella geografico-culturale, anche se forse ancora, anche per suo volere, non di quella politica. Grazie. Nicoletta, adesso per la seconda. Sì, allora, intanto anch'io ringrazio Fausto Bertinotti, che è sempre utile ascoltare perché consente di capire meglio il presente. Volevo ritornare su due aspetti che tu hai citato. Il primo è quello dell'impotenza, cioè tu hai detto siamo in un periodo nel quale le nostre parole sono un po' fuori gioco e quindi viviamo un'impotenza di fondo. È vero, è un'impotenza che sentiamo tutti. Mi domando se non è magari a partire proprio da questa impotenza che noi dovremmo utilizzare questo tempo da impotenti per ragionare ulteriormente su quelli che sono degli aspetti forse ancora non del tutto o quantomeno che avrebbero necessità di una risignificazione. E mi riferisco a due aspetti che fra l'altro il movimento femminista al quale bisognerebbe rivolgersi in tempo di guerra, perché il femminismo conosce bene la violenza e le sue radici e ha saputo metterla fortemente in discussione con argomenti che non sono semplici ma al contempo sono assolutamente necessari. Mi riferisco a due aspetti che appunto a mio avviso andrebbero ulteriormente risignificati. Uno, lo citavi già tu, è il nazionalismo, l'altro è il militarismo. Perché questi due aspetti? Intanto perché il movimento femminista ha fatto di questi due aspetti due degli argomenti nel quale più approfondito. E poi perché, appunto, come ebbe a dire anche Rosa Luxemburg, il militarismo è stato ed è motore dello sviluppo capitalista, addirittura diventandone una malattia. Ma oggi il militarismo, oltre ad avere le ricadute materiali che abbiamo, ha anche una forte ricaduta simbolica sulla militarizzazione delle coscienze. In parte questa cosa arriva anche dalla pandemia, badate bene, abbiamo avuto un generale dell'esercito che ha distribuito i vaccini, quindi in qualche modo viene da lontano questa militarizzazione delle coscienze, però a me per esempio preoccupa e inquieta il fatto che molte compagne femministe, molti pacifisti, ho sentito per esempio Manconi, ma ho letto addirittura Vito Mancuso, un teologo che leggo spesso, che sono d'accordo con l'intervento, cioè con l'invio di armi in Ucraina. Allora comincio a pensare che la militarizzazione delle coscienze è più avanti di quanto temessimo o pensassimo. Forse su questo aspetto bisognerebbe ragionare. Secondo, vado velocemente, il nazionalismo. Il nazionalismo sta ritornando prepotentemente sulla scena e alcuni intellettuali femministe invitano a riconoscerne il carattere duale, cioè il nazionalismo oggi si situa sulla linea del genere e su quella della razza o del colore o della provenienza. Intanto avete visto tutte queste immagini, è un nazionalismo che riproduce i modelli classici del maschio e della femmina, la donna madre che scappa con i bambini, il maschio che va a lottare per la patria, a difendere la patria sul fronte. È un vecchio cliché che pensavamo in parte anche quello superato e che invece ancora prepotentemente rimane.
L'altro, e chiudo, è sulla linea della razza o del colore della pelle o della provenienza, come preferite, perché ci sono nazioni e nazioni, si riconoscono i diritti dell'Ucraina e non di quelli della Palestina, e ci sono profughi e profughi. Ci sono i profughi ucraini che vengono accolti dalla Polonia in particolare, a Sprombattuto, addirittura carovane che vanno a prenderli per portarli all'Occidente, e ci sono profughi che vivono ancora vicino alla Polonia nelle foreste. Ecco, allora, su questi aspetti forse bisognerebbe intanto riscoprire il pensiero femminista che tanto ha lavorato, e poi magari ragionarci sopra, perché se nuova Yalta deve essere una Yalta davvero che rompa completamente con il sistema capitalista e patriarcale, domandandosi magari se abbiamo ancora bisogno di confini e di eserciti. Pensi che possano essere argomenti sui quali sia il caso di ragionare? Come mi capita spesso, io sono totalmente d'accordo con Nicoletta, quindi faccio anche un po' di fatica. Diciamo così, come i ciclisti. Fallo lo stesso, così il mio narciso si. Così come i ciclisti, succhio la sua ruota. Ecco, diciamo così. Allora, io penso che in un momento drammatico come la guerra sia il caso di recuperare sempre con forza le culture critiche, sempre. Il pensiero critico. Io penso che la potenza che oggi ci manca sul terreno è proprio la potenza del pensiero critico. Allora, Nicoletta, secondo me, ha straragione, poi proverò a dire qualcosa su questo terreno, a ricordarci il lascito vivente del femminismo, che costituisce una critica molto acuminata ai fantasmi, che la guerra riporta in luce, e lei li ha citati. Io, ma su questo mi fermo subito, direi che alla stessa stregua va recuperata la cultura critica nei confronti del capitalismo, il pensiero critico nei confronti del capitalismo, cioè una cultura della lotta di classe. Il femminismo e la lotta di classe sono due culture da recuperare insieme, anche nella dialettica che hanno tra di loro, lo sappiamo, perché sono le capacità più fondamentali di critica proprio alle scaturigini prime della guerra. E tu citavi giustamente Rosa Luxemburg, che si impone sempre nei passaggi crisi e topici come una pensatrice geniale e straordinaria. La sua critica al militarismo sembra scritta domani, ed è proprio, come tu dicevi, non si ferma mai, ma in lei è sempre così, non si ferma mai al carattere unicamente fisico, ma c'è invece una connessione profondissima tra l'elemento strutturale, la riorganizzazione dell'economia prodotta dalla guerra, e la mutazione delle coscienze. La militarizzazione è anche una mutazione delle coscienze. E io penso che tu abbia assolutamente ragione a indicare oggi come una cultura emergente che viene interamente dalle classi dirigenti, che è la militarizzazione delle coscienze. E hai anche ragione, secondo me, a ricordare quel tanto che di questa propensione all'eccezione, allo stato di emergenza, non dico appunto al contrario della formula classica, abbiamo vissuto nel tempo della crisi del Covid, non a caso della crisi. Ora abbiamo una crisi di altra natura, appunto, con le armi. E lasciami dire, ogni volta che mi viene la parola armi, mi viene proprio un po', da riflettere criticamente su di noi, su come non abbiamo espanso come obiettivo politico strategico il disarmo. A partire dal disarmo nucleare, la cui parola d'ordine ci avevano consegnato i nostri padri. Io vorrei ricordare, adesso tante volte, perché ormai, siccome c'è insieme alla militarizzazione delle coscienze, c'è il risorgere diffuso dell'anticomunismo che sottostà a questa militarizzazione. No? E si tende a cancellare totalmente questo fatto invece così importante,
che ti impone una sorveglianza critica nei confronti di quello che viene dalle classi dirigenti. Questa volta le classi dirigenti ti hanno detto sostanzialmente che noi siamo in guerra anche se non è vero. Cioè, c'è la guerra, ma non è vero che noi siamo in guerra. Il raffronto con la Seconda Guerra Mondiale è totalmente infondato, totalmente. Non ci sono partigiani. C'è una guerra e c'è una resistenza contro l'oppressore. Non c'è il quinto reggimento. E non ci sono i marchi e non ci sono i partigiani. Quindi questa, diciamo, militarizzazione obliqua e investe anche le coscienze, va contrastata con forza. Nicoletta, però, permettimi, io per evitare una ritorsione che mi verrebbe, metterei fuori dal sacco della militarizzazione delle coscienze, che c'è, che è fortissimo. Basta guardare i grandi quotidiani, che sembrano dei bollettini di guerra. Lascerei fuori, come dire, persone come Mancuso, come Manconi, perché lo dico, sai perché? Perché io sono anch'io stentato dalla ritorsione. No, non dico anch'io perché tu non lo fai. Io sono, perché l'articolo di oggi di Manconi, devo dire, posso dire così, non vale niente, ma mi ha offeso. Perché tu devi dirmi, a me come a tutti quelli che pensano che sia un errore grave aver inviato le armi, perché mi devi dire che noi siamo il partito della sinistra antica, quella dell'eguaglianza, che non voleva le libertà e che non si è quindi occupata delle carceri, del diverso? Perché me lo devi dire? Lo sai che non è vero. Noi siamo contro l'invio delle armi perché è un'escalation della guerra. Questa non è la sinistra antica. E quella sinistra antica, peraltro, in quella sinistra antica si sono aperti dei terreni, dei sentieri che hanno portato al femminismo, che hanno portato al pacifismo, che hanno portato alle libertà individuali, vorrei dire a Manconi. Ma ti sei accorto che questa che tu chiami sinistra antica ha condotto delle battaglie fino a portare una dichiarata persona che ha mutato soggettivamente il suo sesso in Parlamento? Ma come? E si chiamavano comunisti quelli lì, sai? Quelli che hanno portato la voce della diversità sessuale in Parlamento contro opinioni correnti. Perché allora? Discuti da pari a pari. Tu sei per il disarmo. Io non ti dico, ecco, ringrazio Nicoletta per avermi consentito, io non ti dico che tu sei dentro la militarizzazione delle coscienze, che c'è e è potentissima. Però tu non puoi permetterti, per trovare una giustificazione a questo tuo atto, ad accusare chi è contrario di un atteggiamento politico da cui, semmai è stata una parte del suo mondo, sono usciti con grande forza. Con grande forza e con un'esperienza straordinaria. Punto. Ritorno sulla cosa di Nicoletta, perché ha ragione totalmente. La connessione tra la guerra e le regressioni culturali e ideologiche è potentissima. Basterebbe prenderci un quotidiano oggi, parliamo nome e cognome, La Repubblica, o il Corriere della Sera, più ancora La Repubblica, leggiamo degli articoli e davvero sembriamo un paese in guerra, perché non c'è nessuna articolazione del discorso e c'è tanta propaganda, anche tanta propaganda, che io capisco nei ceceni, che io capisco nei parti contendenti. Li capisco, la propaganda, perché è un'arma di guerra in quella lingua. Ma non è tollerabile la propaganda da parte di chi in guerra non è e che avrebbe il dovere di una conoscenza critica dei fatti anche per alimentare una soluzione al conflitto. Ultimissima, è vero che il militarismo e il nazionalismo puntano a riprodurre il peggiore dei modelli del rapporto tra uomo e donna, anzi tra maschio e femmina. Ed è proprio la riscoperta, come nelle viscere, appunto per questo dico fantasmi, di ciò che avevamo abrogato. È il maschio combattente, lasciatemelo dire, è il maschio che sa uccidere,
mentre la donna con il bambino è costretta alla fuga, è costretta alla resa o alla fuga, che è, diciamo, il contrario di quello che qui davvero il femminismo potentemente ha messo in discussione radicalmente. Se quello che sto messo in discussione così radicalmente dal femminismo e da tanta parte dell'opinione del movimento operaio e democratica in conseguenza di questa contaminazione positiva operata dal femminismo, ora la regressione è veramente enorme. Ma allora vorrei dire a tutti coloro che non se la sentono di pensare che la guerra debba proseguire, che per farlo bisogna stare da una parte sola, dalla parte della pace, e non individuare dentro il grande campo della pace nemici solo perché tu hai riscoperto l'ideologia che avevi loro negato. Grazie Fausto. Grazie a te, grazie a Nicoletto. Franco. Sì, io volevo riprendere, tu hai richiamato i due movimenti paralleli dell'inizio del millennio, no? Che sono quello altermondialista e quello contro la pace, due movimenti contro la guerra, sì, scusa, contro la guerra. Due movimenti che sono stati sconfitti, che avevano, credo correttamente, non dato le soluzioni, ma quantomeno segnalato che in quel processo di globalizzazione economica e di imposizione militare di un ordine unico c'erano dei problemi, e ci sarebbero stati dei problemi che sarebbero ingigantiti, e credo che una qualche misura anche le vicende di questi giorni ci dicano quello. Ora, il problema però che differenzia la situazione attuale e che ci crea ormai una difficoltà non facile, è che allora, come dire, lo scontro basso, come si dice, basso contro alto, cioè movimenti di popolo che si contrapponevano a un unico potere, perché ricordiamo che a Genova il G8 comprendeva Putin, e in questo momento è più complesso perché l'alto si è diviso e si contrappone. E sono d'accordo che la contrapposizione mondo libero autoritari è una contrapposizione fasulla. Ci ha trovato Biden, ha fatto anche la sua conferenza che è stato negli Stati Uniti, ma è un tentativo di mettere una vernice su un muro che crolla di su. Ecco, però questa rottura che c'è comunque nell'alto, cioè fra i poteri, fra gli stati, fra le articolazioni di le relazioni di stati, rischia di farci risucchiare dentro una bipolarizzazione di campi, che nessuno dei quali in realtà può essere il nostro, quindi di essere ingabbiato, di farsi ingabbiare in modo subalterno dentro l'uno o dentro l'altro. Questo secondo me è un elemento anche di mutamento rispetto solo a 10-20 anni fa, e rispetto al quale bisogna capire meglio, credo, come ci stiamo e come imponiamo una soggettività non subalterna a nessuna delle due parti. Grazie Franco. Bel te. Grazie per queste conversazioni, perché da tutte le vostre cose escono dei suggerimenti, delle linee di ricerca che io credo molto, molto utili. Provo a rispondere alla tua domanda. Allora, io penso, provo a dirla anche se è difficile da elaborare, io penso che i due movimenti che tu hai citato dell'inizio del secolo, quello altermondista e quello pacifista, stavano in una fase di transizione. In che senso di transizione? Che il movimento operaio del Novecento aveva perso con il fallimento ad est e la sconfitta ad ovest, e il capitalismo stava operando la sua gigantesca rivoluzione capitalistica che stava attrice. Ma eravamo ancora in una fase di passaggio. Quei due movimenti che tu hai citato, sia quello altermondista che quello pacifista, erano segnati, non vuol dire proprio segnati in termini egemonici, no, segnati nel senso di attraversati
dalle culture anticapitalistiche che erano eredità del Novecento. A Porto Alegre si sentiva benissimo il timbro di un'esigenza risorgente di una critica complessiva al nuovo capitalismo che si stava affermando. E nel pacifismo dei 100 milioni, la critica, la connessione, anche perché la guerra la esercitavano direttamente gli Stati Uniti d'America, tra il capitalismo e la guerra, tanto che si parlò di una guerra permanente, come se il capitalismo finanziario globale avesse necessità per sopravvivere della guerra, no? Lo ricordate? La spirale guerra, terrorismo, guerra e la teorizzazione della guerra come esportazione della democrazia, che occupò una fase, aveva questa caratterizzazione. Oggi non siamo più nella transizione, secondo me. Siamo nella sostanziale cancellazione a livello delle grandi organizzazioni di pensiero delle culture del movimento operaio. Ed è questo che rende tutto difficile. Cioè, noi sappiamo, noi che veniamo da questa storia, connettere la lotta per la pace contro la guerra alla lotta di classe. Nicolette ci ricordava la connessione con il femminismo. Ma la lotta di classe, che naturalmente si esercita, non è più teorizzata nello spazio della politica, né concepita nello spazio della politica. E dunque la difficoltà è veramente molto grande. Io però penso, per questo penso al valore del neutralismo per l'Europa e del valore del pacifismo, perché ci consente questo né, che io so che è molto deplorato, perché può segnare, come dire, un'indifferenza o un'equidistanza, che è una stupidaggine, non è un'equidistanza. In questo momento a me pare che è evidente che c'è una critica prioritaria alla politica di Putin, perché è quello che ha scatenato la guerra, non c'è dubbio, secondo me. C'è una gerarchia, diciamo così, che tuttavia ha la colpa anche di oscurare le gravi responsabilità della NATO e della comunità europea per tutte le politiche. È così evidente che tutti gli ambasciatori del realismo diplomatico, mi fa fatica citarlo, cioè ricordo di Allende, ma insomma, da Kissinger agli ambasciatori italiani del periodo d'oro della diplomazia italiana, cioè Sergio Romano, Vattani, Sessa, eccetera, sono tutti critici in maniera netta nei confronti della politica della NATO, nei confronti della Russia. Tutti. Quindi, diciamo così, oggi questo lato della questione mi pare dovrebbe essere portato avanti con grande forza. Ma tu dicevi, il punto è che si sono diversificati i potenti, è vero. Cioè i potenti del mondo che prima sembravano essere rinchiusi nel campo della politica imperiale degli Stati Uniti d'America, oggi invece si esprimono in che anche, diciamo così, lo sviluppo e la crisi della globalizzazione capitalistica in diverse potenze di area che pretendono di diventare, di essere potenze mondiali. Allora, io penso che noi dobbiamo essere di esercitare il pacifismo, troppo ingigantito, ma esercitare una duplice critica è di diversa natura. Io penso che la politica la Russia di Putin debba essere criticata radicalmente per l'assenza in essa di democrazia e di libertà, cioè per essere un regime autocratico. E quindi, diciamo, da questo punto, infatti io vedo con sospetto la parola grossa, vedo criticamente alcune posizioni di nostri amici e compagni che indulgono in una qualche complicità nei confronti del Putin, come se ci fosse bisogno per criticare la NATO di essere arrendevole criticamente nei confronti della Russia di Putin. No, quella è una città autocratica e anche lì oligarchica, peraltro, che naturalmente
in cui bisogna discutere il rapporto tra questa oligarchia e il popolo russo, questo è un altro discorso, ma insomma io credo che noi non dobbiamo avere imbarazzi su questo punto. Contemporaneamente noi dobbiamo avere una capacità critica radicale nei confronti degli Stati Uniti d'America e di ciò che si chiama Occidente, perché comprende a tutto titolo l'Europa politica, perché dobbiamo criticare in questa, lo so che a dirlo adesso fa fatica, la tendenza neo-autoritaria che investe questa area e di cui è stata espressione, naturalmente in termini diversi da quella autocratica di Putin, ma è stata espressione l'Europa reale, quella che da Maastricht in poi è andata, diciamo, affermando una tendenza a governi tecnico-oligarchici, ma noi essenzialmente dobbiamo criticare queste società perché non espressione compiuta di democrazia, essendo le aree di dominio di un mercato capitalistico che accentua le diseguaglianze e mette fuori dal campo della democrazia parti crescenti di popolazione. Questo né, quindi, non è il vecchio Nijis Karnimitan, è il rifiuto di due modelli di società, che ci fa essere partigiani di quella che, se non fosse stata sputtanata, si dovrebbe chiamare la terza via, che giava nelle eresie del marxismo degli anni 60 e 70 e che poi fu, diciamo così, traviata da Blair e dai teorici della terza via rispetto alla socialdemocrazia, cioè più a destra della socialdemocrazia. Invece quella terza via, diciamo, che albeggiò nella parte di forse di maggiore capacità di ricerca politico-teorica del movimento operaio italiano, cioè gli anni 60, che non casualmente aveva nella neutralità e nella pace un elemento fondante della politica, secondo me andrebbe recuperata e rilanciata. Grazie Fausto. Grazie a te. Non so se abbiamo tempo per un'ultima domanda. Te lo chiedo perché hai gli impegni. Facciamola. Però domanda breve, risposta mia brevissima, mi scuso perché sono fuori tempo massimo. Hai ragione. Voi Alessandro, allora brevemente. Vabbè, io avevo la domanda delle 100 pistole, però... Falla, tanto, siccome tanto più è difficile la domanda, tanto più sono giustificato a rispondere brevemente, perché bravo, neanche in lungo saprei rispondere. Quindi no, perfetto. Io volevo che tu facessi un passo avanti rispetto a, appunto, a questo discorso di Yalta 2, no? Che poi significa in realtà un'intesa politica su una nuova architettura della sicurezza europea che includa, oltre l'Unione Europea, anche la Russia. Allora, il punto è che tu hai parlato di vuoto politico, no? E il riferimento credo che fosse a un certo punto, adesso non mi ricordo i passaggi, ma anche alle classi dirigenti politiche europee che sì, in questa crisi, sì, assolutamente, sì, assolutamente, in questa crisi, sì, hanno certamente dimostrato di non essere in grado di articolare un pensiero in termini di autonomia strategica dell'Unione Europea rispetto agli Stati Uniti e alla NATO, diciamo, no? Allora io mi domando, ecco, che tipo di passaggi politici bisogna fare per poi effettivamente pensare di poter aprire un ragionamento tipo Yalta 2. C'è un precedente che è quello di Helsinki del 75, dove nonostante la guerra fredda, no, si riuscì a fare un accordo. E nonostante che, anzi, la guerra fredda in quegli anni si era anche piuttosto scaldata, ecco. Ecco, volevo che appunto tu facessi un passettino in più. Grazie. Allora, io penso che bisognerebbe cominciare dalla guerra in corso, cioè dall'impegno per mettere fine a questo disastro che è la guerra in corso. Quindi io vedo questa, diciamo, questa che chiamiamo Yalta, come una lievitazione di un soggetto che oggi non c'è. È come se tu metti il lievito in un impasto, no? Che può crescere. Allora parte dai due contendenti e dalla trattativa tra i due contendenti che non può essere saltata. In questi due contendenti con tutta probabilità hanno bisogno di un terzo mediatore.
i mediatori finora messi in campo, diciamo, da Israele alla Turchia, si rivelano, secondo me, inadeguati. Ci vuole una massa critica potente. Secondo me non può essere che la Cina. Ma nel momento stesso che la Cina facesse questa operazione di intervenire, questa, diciamo, trattativa per mettere fine alla guerra può aprire la strada a una dimensione più grande. Ho già detto che la seconda dimensione io la vedo nel rapporto tra l'Europa politica e la Russia, in una costruzione negoziale che, a partire da una costruzione di un'idea, si potrebbe dire di una costituzione per l'Europa, comprenda le diversità. Pensa che cosa innovativa sarebbe, invece della costruzione di una comunità solo degli appartenenti, di una comunità fatta dagli appartenenti e dalle realtà che si vogliono amiche, in un'area più vasta, in una condizione in cui l'Europa, come diceva Etienne Balibar, sia davvero l'Europa delle traduzioni, l'Europa ponte tra nord e sud del mondo, tra est e ovest, in questo caso tra est e ovest. Del resto tanti storici ci hanno parlato che non esiste l'Europa senza la sua connessione con l'Asia. E la Russia è tanta parte di questo passaggio. E ancora questa, diciamo, lievitazione, arriverai che questi contendenti diventati negoziatori di pace spingano per una revisione radicale delle Nazioni Unite, così da riattribuirgli quella capacità di governo dei conflitti mondiali che sia in grado di fare pensare contemporaneamente alla possibilità, proprio per questa ragione, di essere più efficace nella battaglia per il disarmo. Per il disarmo nucleare in prima e per il disarmo più in generale. Ma così io penso, insomma. E per far questo, però, tu mi dirai, ma cosa si può fare? E io penso, come sempre, penso elementarmente, 100-300 mobilitazioni che consentano la ricostruzione di una coscienza diffusa, di una coscienza di massa per la pace. Sento troppo poco, ma lo dico per me, proprio per tutti, questa capacità soprattutto di parlare alle nuove generazioni. Io continuo a pensare a un ragazzo che lavora a fare il rider, oppure a uno studente di una scuola media superiore. Chi incontra? Quale volantino prende in mano? Quale social gli arriva con una parola che in qualche modo lo aiuti a sottrarsi a questa dittatura strisciante del pensiero unico? Forse, diciamo, anche in piccole cose, io penso che questo bisognerebbe aiutarci a fare. Grazie, Alessandro. Scusa la sommarietà della risposta. Grazie, veramente grazie, Fausto. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a voi per offrirci queste possibilità di sentirci vivi. Che parliamo poi. Grazie, un saluto a tutti voi. Un abbraccio grazie. Grande. Grazie ancora, grazie davvero. Grazie, Piero, a tutte e a tutti. A Nicoletta, soprattutto. Bravo. Grazie. Ciao, noi, ciao. Per conto nostro, oltre a ringraziare Fausto e chi ci ha seguito, diciamo anche che noi, come Transform Europa, abbiamo lanciato un appello, appunto, un manifesto per la pace, e lo potete trovare sul nostro sito e potete anche sottoscrivere aprendo appunto l'articolo Stop the War and Appeal for Europe for Peace. E intanto ancora a tutti grazie e speriamo che nel nostro piccolo quella crescita di coscienza critica possa arrivare anche attraverso il nostro canale. Quello che ci auguriamo è di allargare il più possibile questa presenza anche nel nostro paese a livello europeo. Grazie, grazie Roberto, grazie a tutti e a tutti. Ciao.